Va bene. Bene, segretario, proceda pure all'appello così iniziamo la seduta. Buon pomeriggio a tutti, procediamo all'appello del consigliere del Consiglio Comunale di luglio 2020, ore 17:14. Presidente del Consiglio Tiziano Rosso. Presente. Presente in videoconferenza. Consigliere Carlo Stronieri. Presidente in videoconferenza. Consigliere Arturo Pieri. È assente. Consigliere Maria Chiara Calabrese. Presente. In videoconferenza. Consigliere Roberta Panza. Presente. In videoconferenza. Il consigliere Giuseppe Capardo è presente qui in aula. Consigliere Cristiano Napoli. Presente. Presente. Consigliere Giorgio Paese. Presente in videoconferenza. Consigliere Francesco Lapi. Assente. Consigliere Salvatore Mantieni. Assente. Consigliere Giovanna Massimo, assente. Consigliere Antonio Venderi, assente. Si dà anche della presenza della rappresentazione del sindaco facente funzione Francesco Pozza e dell'assessore di Ferraro che vedo in videoconferenza. Lui dovrei fare certo il presidente. No, Tizia, l'audio. Sì, allora bene, sono le 17:16, dichiaro aperta la seduta. Prima di iniziare, piccola nota tecnica per tutti quelli che sono collegati in videoconferenza. Al fine di garantire l'efficienza del sistema in videoconferenza, prego di lasciare i microfoni spenti e di attivare il microfono solo al consigliere che prende nel momento la parola. Quanto procederemo alla votazione, come nella passata seduta, sarà il segretario comunale che chiamerà i consiglieri singoli per appello nominale a esprimere il proprio voto. Detto queste piccole note di carattere tecnico, mi accingo ad andare subito al primo punto all'ordine del giorno. L'approvazione dei verbali delle sedute precedenti. Prego il segretario con la votazione. Per la votazione. Non c'è discussione, andiamo direttamente alla votazione. Presidente, sì, sono i verbali numero 4, 5, 6, 7, 8 e 9 del Consiglio Comunale del 6 giugno 2020. Procedo all'appello nominale dei presenti per la votazione. Consigliere Tiziano Rosso. Favorevole. Rovieri. Favorevole. Calabrese. Favorevole. Panza. Favorevole. Capalbo. Favorevole. Napoli. Favorevole. Paese. Favorevole. Favorevole. All'unanimità, presidente. Bene, allora, approvato primo punto all'ordine del giorno all'unanimità dei presenti. Secondo punto all'ordine del giorno, riconoscimento debiti fuori bilancio ex articolo 194 del decreto legislativo 267 del 2000. Lascio la parola all'assessore Panza. Buonasera a tutti. Gli enti locali sono tenuti ad amministrare la cosa pubblica nella maniera più trasparente e onesta possibile, al fine di garantire una corretta gestione e il miglioramento dei servizi pubblici. Purtroppo, alle volte, nonostante le previsioni, gli enti locali si trovano costretti ad affrontare delle spese imprevedibili, come lo è sicuramente la variazione tariffaria pervenuta dalla Regione Calabria, alla quale si aggiungono acquisti di beni e servizi necessari per l'aumento dell'utilità e delle funzioni dell'ente.
Il debito di bilancio è vero, è da evitare, fermo restando che questi debiti hanno portato comunque un'utilità e un arricchimento al servizio comunale. I funzionari comunali sono stati chiamati a redigere un'attestazione in cui hanno dichiarato la presenza di debiti fuori bilancio, indicando i creditori e gli importi, oppure l'inesistenza di debiti fuori bilancio. Da questa attestazione si rilevano tre debiti fuori bilancio. Il primo è inerente una determina dirigenziale, la numero 44 del 29 gennaio 2018, con la quale sono stati affidati alla ditta Algeri Francesco i lavori di adeguamento sismico ed efficientemente energetico della scuola dell'infanzia di San Pietro in Guarano. Nell'esecuzione di questi lavori è emersa la necessità di effettuarne altri inerenti il risanamento di parti in calcestruzzo non prevedibili in fase di progettazione esecutiva. Le predette lavorazioni sono state quindi affidate alla stessa impresa appaltatrice, in quanto ritenute complementari, se non che le stesse sono state dichiarate inammissibili dalla Regione Calabria in sede di rendicontazione delle spese effettuate a valere sul finanziamento, determinando così la necessità di far fronte con risorse comunali proprie per il pagamento della fattura emessa dalla ditta Algeri. L'importo totale è di circa 4.000 euro. Questa fattispecie è inerente comunque il pagamento delle lavorazioni che rientrano nelle ipotesi dell'articolo 194 lettera E del decreto legislativo 267 del 2000, che consente proprio il riconoscimento del debito fuori bilancio. Nell'attestazione del responsabile di settore, un altro debito fuori bilancio che è stato dichiarato è quello inerente l'affidamento all'autofficina Ferraro Mirco dei servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli automezzi comunali. Anche qui la ditta ha emesso tre fatture dell'importo complessivo di circa 2.500 euro per cambio freni, sostituzione olio motore per quanto attiene gli scuolabus e la rettifica al motore su un mezzo porter piaggio. Anche questa fattispecie rientra nell'articolo 194 lettera E del decreto legislativo 267 del 2000 e quindi per il quale si può procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio. Ed infine, non per importanza perché l'importo è di circa 36.000 euro, è il debito verso la Regione Calabria in merito ai rifiuti in discarica per il quale comunque il Comune di San Pietro in Guarano aveva pagato tutte le sue pendenze, se non che sono arrivate una comunicazione della Regione Calabria dove viene richiesto per l'annualità 2016-2017 delle differenze tariffarie. Questo perché ci sarebbe una delibera di giunta regionale sulla quale si poteva chiedere diciamo, delle differenze, queste differenze tariffarie. Gli importi dovuti, abbiamo detto, sono circa 36.000 euro e verranno ripianati con fondo passività potenziale, invece perché si tratta di spese in conto capitale. Invece per quanto attiene le spese della parte corrente verrà applicato l'avanzo a rendiconto 2019 per la quota del fondo contenzioso, quindi 2.565 e 4.410. Grazie Assessore Panza. Ci sono altri interventi? Bene, allora procederei con la votazione. Segretario, prego. Mi sembra di vedere che tutti i consiglieri anche in videoconferenza sono presenti, per cui procediamo all'appello nominale. Tiziana Rosso. Favorevole. Carlo Strovieri. Favorevole.
Maria Chiara Calabrese. Favorevole. Roberta Panza. Favorevole. Giuseppe Capaldo. Favorevole. Cristiana Napoli. Favorevole. Giorgio Paese. Favorevole. Con 7 voti e l'unanimità. Bene, approvato all'unanimità. Segretario, procediamo con la votazione anche per l'immediata esecutività. Allora, per l'immediata esecutività della proposta di deliberazione sul riconoscimento dei debiti, appello nominale consigliere Tiziana Rosso, presidente. Favorevole. Consigliere Sprovieri. Favorevole. Consigliere Calabrese. Consigliere Panza. Favorevole. Consigliere Capaldo. Favorevole. Consigliere Napoli. Favorevole. Consigliere Paese. Favorevole. Unanimità. Approvato all'unanimità. Terzo punto all'ordine del giorno. Armonizzazione dei sistemi contabili e degli sistemi e degli schemi contabili di cui al decreto 118 del 2011. Esercizio dell'opzione di non tenere la contabilità economica patrimoniale, articolo 57,2, decreto legislativo 184/2018. Prego sempre l'assessore Panza di illustrare. Allora, ormai è risaputo che con il decreto legislativo 118 del 2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, è stata approvata la riforma della contabilità degli enti territoriali. Questa riforma è un tassello fondamentale della generale operazione di armonizzazione dei sistemi contabili a tutti i livelli di governo, nata proprio dall'esigenza di garantire il monitoraggio e il controllo degli andamenti della finanza pubblica. Tenuto conto che l'applicazione del nuovo ordinamento contabile però determina un forte impatto gestionale e organizzativo sugli enti che ancora oggi hanno difficoltà ad applicare la competenza finanziaria potenziata e tutto ciò che ha introdotto questa armonizzazione contabile, soprattutto nei piccoli comuni come il nostro, e ritengo che sia opportuno optare per la contabilità semplificata, cioè di non tenere la contabilità economica patrimoniale, perché per i piccoli enti diventa ormai facoltativa. Quindi le esigenze nostre, da anni si lamentano difficoltà nel dare piena attuazione a molti gli adempimenti introdotti, ripeto, dal decreto legislativo 118 del 2011, penso che riusciremo a focalizzare l'attenzione sul bilancio e sul rendiconto e comunque non essere, diciamo, privi completamente di una contabilità economica patrimoniale, perché comunque va allegato al rendiconto, così come è stato allegato al rendiconto 2019, una situazione patrimoniale che comunque dà un resoconto, seppur sintetico, di tutta la contabilità patrimoniale del nostro ente. Ci sono altri interventi? Allora passerei alla votazione. Prego, segretario. Allora, appello nominale il presidente Rosso. Favorevole. Consigliere Sprovieri. Favorevole. Consigliere Calabrese. Favorevole. Consigliere Panza. Favorevole. Consigliere Capaldo. Favorevole. Consigliere Napoli. Favorevole. Consigliere Paese. Unanimità, presidente. Approvato anche il terzo punto all'ordine del giorno all'unanimità. Anche per questo punto procediamo con la immediata esecutività e con la votazione, segretario. Appello nominale per l'immediata esecutività del terzo punto all'ordine del giorno. Presidente Agosto. Favorevole. Consigliere Sprovieri. Favorevole.
Consigliere Calabrese. Favorevole. Consigliere Panza. Favorevole. Consigliere Capalco. Consigliere Napoli. Favorevole. Consigliere Paese. Favorevole. Unanimità, Presidente. Approvata anche l'immediata esecutività del terzo punto all'ordine del giorno all'unanimità. Quarto punto all'ordine del giorno. Approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio 2019 ai sensi dell'articolo 227 del decreto legislativo 267 del 2000. Prego sempre l'assessore Panza Ramo di relazionare. Prego. Allora, la rendicontazione, capite bene, certifica i risultati dell'esercizio trascorso e nel contempo si pone come presupposto per gli eventuali interventi poi di variazione di bilancio. Oggetto di particolare attenzione da parte dei responsabili di settore, anche dietro nostre direttive, sono state la verifica della situazione di equilibrio, la verifica della corretta e congrua programmazione delle risorse in sede previsionale, l'analisi degli effetti sulla gestione dello straccio dei crediti fino a 1.000 euro, sapete, con la decreto legge 119 del 2018 e con la legge 136 del 2018 è stato avviato lo straccio delle cartelle sotto i 1.000 euro. Questo ha comportato per il nostro ente uno straccio di ben 111.000 euro di residui attivi. Prima del contemplamento del processo di rendicontazione, gli uffici hanno verificato anche il rispetto dei principali adempimenti posti dall'ordinamento contabile a garanzia della regolarità della gestione. Il risultato di amministrazione, nonostante lo stralcio dei residui attivi, è pari a 1.563.964,48. Un risultato di gestione, diciamo, che rispetto al 2018 è stato addirittura positivo per circa 60.000 euro. Parliamo ovviamente della lettera A, in quanto il risultato di amministrazione viene scomposto poi in tutte le parti accantonate che purtroppo la legge impone, per i quali insomma siamo obbligati a fare determinati accantonamenti. Questo comunque vuol dire che il nostro ente riesce a far fronte con le risorse disponibili al totale dei propri debiti esigibili e di finanziare nuove spese. In seguito però alla riforma del decreto legislativo 118 del 2011 si deve decurtare anche il fondo pluriennale vincolato. Questo perché ci si è resi conto che nelle risorse disponibili non possono essere considerate quelle che hanno finanziato impegni imputati ad esercizi successivi. E questo risultato di amministrazione, nonostante il fondo pluriennale vincolato che è di circa 31.000 euro, 31.964, riporta il risultato di amministrazione di lettera A, di cosiddetta lettera A, sempre positivo. Questo risultato di amministrazione che viene, abbiamo detto, scomposto in parte accantonata, vincolata e destinata agli investimenti. La differenza è negativa, diciamo che questo risultato negativo verrà coperto nei prossimi anni con le quote del fondo stesso. Poi lo spieghiamo nel successivo punto come verrà ripianato e il motivo del disavanzo, diciamo da che cosa è generato. Parliamo invece del risultato di amministrazione che col DM 2019
è stato scomposto ancora in tre distinti equilibri: risultato di competenze, equilibrio di bilancio e equilibrio complessivo. Anche qui, diciamo, sono positivi, eccetto che quello dov'è che l'ho perso, eccetto quello di questo bilancio, dov'è? Allora, eccetto quello di equilibrio di bilancio, che sono circa 2.000 euro. Il conseguimento dell'equilibrio complessivo individuato dal decreto 1 agosto 2019 non è stato raggiunto a causa, abbiamo detto, dell'applicazione del comma 1 dell'articolo 39 ter del decreto legislativo 162 2019, con la dichiarata finalità di dare attuazione alla sentenza della Corte Costituzionale numero 4 del 2020. Che purtroppo ha disposto in sede di approvazione del rendiconto 2019 l'accantonamento nel risultato di amministrazione del fondo anticipazione di liquidità per un importo pari all'ammontare complessivo delle anticipazioni incassate negli esercizi precedenti. Quindi le anticipazioni incassate negli esercizi precedenti erano 650.598,30. Guarda caso, il nostro diciamo disavanzo di lettera E è 643.594. Quindi capiamo bene che è stato generato purtroppo da questa sentenza della Corte Costituzionale, che ha dichiarato illegittimità di questo modo di procedere, che voglio dire è stato utilizzato forse dall'80% dei comuni d'Italia. E cruciale comunque è stato per il nostro rendiconto la verifica effettuata da parte dell'organo di revisione della regolarità del calcolo del fondo crediti di dubbia esigibilità. Si parla anche ultimamente moltissimo di queste leggi di semplificazione, riforma della pubblica amministrazione, proprio per evitare tutti questi diversi disavanzi che alcuni possono essere ripianati in un modo, cioè ad esempio se ci fosse stato un disavanzo inerente allo stralcio si doveva ripianare in un modo, se ci fosse stato un disavanzo dal cambio di calcolo del fondo crediti di dubbia esigibilità col metodo semplificato al passaggio al calcolo del fondo crediti di dubbia esigibilità in maniera ordinaria, c'era la possibilità di ripianare in 15 anni. Insomma, tutto ciò ha scatenato un po' di malumore all'interno, diciamo, degli enti locali, perché si parla di leggi di semplificazione, riforma della pubblica amministrazione, però vorrei ricordare che non abbiamo una pubblica amministrazione, ma una pluralità di pubbliche amministrazioni, quindi ministeri, enti, comuni, sanità. E quindi emerge chiaramente che non può esserci un intervento unico calato dall'alto per risolvere i problemi di inefficienza della macchina amministrativa. E se ci pensiamo, negli ultimi 30 anni abbiamo avuto quattro riforme: quella Bassanini, Frattini, Brunetti, Madia, e in tutte e quattro le riforme non si è mai riuscita ad arrivare all'applicazione completa delle norme. Ecco perché noi riteniamo che non servono leggi, ma capacità di adattarsi ai nuovi scenari con flessibilità. Una flessibilità che secondo noi si muove secondo tre variabili: lavoro, quindi gestione delle risorse umane, organizzazione e tecnologia. Ecco perché stiamo anche premendo per una contabilità unica per il nostro comune. Flessibilità organizzativa, che vuol dire avere un'organizzazione con un unico software capace di adattarsi alle esigenze dei cittadini e delle imprese con rapidità. Però è proprio la rapidità di azione uno dei problemi principali del malfunzionamento delle amministrazioni. Perché quando si fanno le riforme ci sono le leggi, poi i decreti, le circolari, ed è quasi impossibile per vedere il risultato di un'azione riformatrice quando poi il ciclo viene avviato e interrotto da un cambio di un ministro, da un cambio di un governo o da un cambio di un sindaco. Da commercialista vedo che nel privato un'azienda che avvia determinati processi di cambiamenti, determinati discorsi,
pur riscontrando difficoltà e resistenze, riesce quasi sempre a portarlo a termine, perché spesso il timone è in mano sempre alle stesse persone. Ecco perché la sfida deve quindi invertire i fattori. Partire innanzitutto, cioè quello che stiamo facendo noi come amministrazione, è puntare sulle risorse umane, sull'organizzazione e sugli obiettivi. Ci siamo dati degli obiettivi. E quindi abbiamo capito che bisogna partire dal basso. Certamente ci saranno resistenze di mantenimento di ruoli, mantenimento di poteri, che vanno però superate se si vuole ottenere un risultato. Quindi sulle risorse umane occorre un'attenta valutazione, non solo dal punto di vista della prestazione, ma anche del potenziale che questo personale può esprimere. Quindi noi stiamo valutando ogni persona e vedendo le loro potenzialità li facciamo lavorare in questo modo. E un ruolo determinante ce l'ha sempre sicuramente il dirigente, però il dirigente non è che deve essere un esperto di diritto amministrativo, di diritto costituzionale, che ovviamente deve conoscere, ma ci aspettiamo che i dirigenti collaborino sempre di più con noi per essere un gestore di risorse umane e finanziario, cioè bravo a valutare le persone che sono intorno a lui, a risolvere controversie, è capace ovviamente di prendere decisioni. In sintesi, noi non vogliamo un dirigente dell'adempimento, ma uno che abbia un po' di competenze manageriali, perché purtroppo è quello che serve ormai negli enti locali. E il tutto presuppone, è vero, un cambiamento culturale, ma noi siamo fiduciosi. E credo che senza questa consapevolezza politica il processo riformatore non porta a nulla. Purtroppo i tempi della politica non siano sempre più brevi e mal si conciliano con gli intenti nostri, ed è, come dire, per rinnovare la macchina del nostro comune. Noi abbiamo avviato un determinato discorso e il rischio è quello di costruire con i mattoncini di Lego. Qualcuno li monta e qualcun altro li smonta. Non consentiamolo. Grazie, assessore Panza. Ci sono altri interventi? No. Allora, brevemente, reputo doveroso fare anche io una piccola considerazione, agganciandomi alla lettura proprio dei dati del rendiconto 2019, delle considerazioni appena fatte dall'assessore Panza, perché di fronte ai numeri, che possono sembrare, diciamo, dei numeri astratti, dei numeri tecnici, ricordiamoci che dietro i numeri ci sono sempre delle scelte politiche e delle scelte amministrative. Quindi anche il bilancio comunale è frutto di determinate scelte. Negli 10 anni, purtroppo, nel nostro comune il bilancio è stato caratterizzato da rigidità strutturali causate prevalentemente dalla spesa per il costo del personale e dalle quote di ammortamento dei mutui che dovevano essere pagati. Questo ha comportato anche delle situazioni di insufficienza della liquidità della cassa, e quindi si è fatto fronte, come ha espressamente illustrato l'assessore Panza, si è dovuto ricorrere ai cosiddetti fondi di anticipazione e liquidità. Questo modo di operare, questo modo di gestire è stato pian piano, soprattutto negli ultimi anni, abbiamo assistito ad un trend diverso, con delle chiare scelte politiche che andavano appunto proprio verso un risanamento e una condizione di gestione ordinata ed efficiente dell'ente. I dati proprio del rendiconto 2019 credo che, voglio dire, siano proprio lo specchio di queste scelte, perché, voglio dire, grazie alla diminuzione proprio del costo del personale abbiamo potuto ottenere un grosso risparmio della spesa, circa per 200.000 euro al 31 dicembre del 2019, grazie anche, questo ha comportato anche ad un minor ricorso dell'anticipazione di fine anno e quindi con un minor impatto di interessi pagati,
ma si è proceduto, come diceva l'assessore, ad un, insieme agli uffici di competenza, ad una opera di veridicità, di chiarezza, di trasparenza, diciamo di dati reali del bilancio, procedendo proprio ad una grossa operazione di riaccertamento dei residui attivi, quindi stornando non soltanto tutta una serie di poste diciamo relative alle cartelle esattoriali sotto i 1000 euro, ma anche tantissime altre diciamo entrate che erano di difficile riscossione. Tutte queste azioni, come dicevo in premessa, sono frutto di scelte, precise scelte politiche. Il nostro progetto si basava e si basa tuttora su queste direttrici e quindi io voglio, ci tengo a evidenziare e a lasciare un messaggio proprio ai nostri cittadini del nostro comune, che basta poco, bastano poche scelte e pochi anni per invertire il trend, che può essere positivo o negativo, quindi attenzione, bastano, come diceva anche l'assessore, pochissime scelte nuovamente nella direzione passata per diciamo ricalcolare nuovamente quei forti danni sulle tasche dei cittadini e sulle tasche dei cittadini che pagano. Quindi a conclusione, soprattutto perché voglio dire, credo che questo sia se non l'ultimo, uno degli ultimi consigli, perché si andrà sicuramente al voto in autunno. Ecco, io ci tenevo a lasciare un messaggio chiaro e forte, perché una buona amministrazione, un progetto serio di un'amministrazione, non si giudica proprio dagli interventi soltanto della spesa, perché siamo tutti bravi a spendere risorse finanziarie del comune destinate magari alla ricerca del consenso elettorale, ma una buona amministrazione, un buon progetto politico si fonda soprattutto sul miglioramento delle strutture, delle infrastrutture, dei progetti, ne ha accennato alcune l'assessore Panza, e quindi noi continueremo sicuramente in questa direzione. Ne approfitto per ringraziare in questo anno e mezzo di collaborazione che ci hanno appunto supportati in questa nostra direttrice i responsabili degli uffici del Comune di San Pietro in Quarano, quindi la dottoressa Lorenzetto, l'architetto Quintieri, il ragioniere Spadafore, tutti i dipendenti, e noi sicuramente, come abbiamo detto in premessa l'assessore Panza e tutta la nostra squadra, continuerà sicuramente in questo tipo di progetto orientato sempre di più al raggiungimento del bene comune e di una efficienza in termini reali della nostra piccola comunità. Procederei adesso con la votazione. Prego, segretario. Allora, votazione sul punto numero 4 all'ordine del giorno, rendiconto 2019. Presidente Agosto. Favorevole. Consigliere Strodieri. Favorevole. Consigliere Calabrese. Favorevole. Consigliere Panza. Favorevole. Consigliere Capalbo. Consigliere Napoli. Favorevole. Consigliere Paese. Favorevole. Unanimità. Approvato all'unanimità. Procediamo anche su questo punto alla votazione per l'immediata esecutività, segretario. Procediamo all'appello nominale. Presidente Agosto. Favorevole. Consigliere Strodieri. Favorevole. Consigliere Calabrese. Favorevole. Consigliere Panza. Favorevole. Consigliere Capalbo. Consigliere Napoli. Favorevole. Consigliere Paese. Favorevole. Unanimità, Presidente. Approvato all'unanimità. Quinto punto all'ordine del giorno. Ripiano disavanzo d'applicazione FAL ex articolo 39 ter decreto legislativo 162 2019 convertito con modificazione nella legge del 2008-2020 approvazione variazione di bilancio. Prego assessore Panza, visto che l'aveva già anticipato nel punto precedente. Dicevamo, parlavamo del risultato di amministrazioni di lettera A, positivo, per 1.563.964,48, che
dopo la parte accantonata, vincolata e la parte destinata agli investimenti, sarebbe risultata ancora positiva se non che la sentenza della Corte Costituzionale dichiarando l'incostituzionalità della norma ha purtroppo generato un disavanzo di 643.594,57. Ai comuni colpiti quindi dalla dichiarazione di incostituzionalità della disciplina sull'uso del fondo anticipazione di liquidità per il fondo crediti dubbi esigibilità, previsto proprio dall'articolo 2,6 del decreto legge 78 del 2015 e dall'articolo 1,814 della legge 205-2017, quindi leggi dichiarate incostituzionali, è concesso comunque contabilizzare il rientro dell'eventuale disavanzo con regole speciali e ritengo anche vantaggiose. L'eventuale peggioramento del risultato di amministrazione rispetto all'esercizio precedente per affetto dell'accantonamento al FAL potrà essere infatti ripianato ogni anno a partire dal 2020 per un importo pari all'ammontare dell'anticipazione rimborsata nell'esercizio, che quest'anno è intorno a 23.000 euro. Per quanto concerne il rendiconto, con la dichiarata finalità di dare propria attuazione alla sentenza della Corte Costituzionale, è stato accantonato nel risultato di amministrazione il fondo di anticipazione di liquidità per un importo pari all'ammontare complessivo delle anticipazioni incassate, che abbiamo detto essere di 655.598,30. Per gli enti come il nostro, che in precedenza hanno inteso avvalersi dell'articolo 2,6 del decreto legge 78 del 2015, utilizzando quindi il fondo anticipazione di liquidità nel risultato di amministrazione in termini di minor accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, la prescrizione de quo ha quindi determinato questo disavanzo di amministrazione. Quindi un risultato di lettera è negativo. Però diciamo che il danno, ma non la beffa, direi io, perché ci viene data la possibilità di ripianarlo fino al 2043, quindi in base al piano di ammortamento del FAL. Io penso che questo ci tranquillizza molto, perché sarà utile anche per evitare un possibile altro accantonamento che produrrebbe un abbassamento del risultato di amministrazione. Non so se ci sono, se mi sono spiegata bene, ma praticamente il ripiano avverrà, cioè partiamo dal 2020 e arriviamo al 2043, quindi 23 anni circa. No, soltanto chiarire che erano anticipazioni di liquidità effettuate nel 2013. Nel 2013, 2013. Sì. Purtroppo, come diceva correttamente l'assessore, spesso lo Stato fa delle leggi, poi altri due organi le modificano, le cassano, come è capitato in questo caso, per cui chiaramente bisogna adeguarsi, ripeto. Aveva dato la possibilità ai comuni di utilizzare l'anticipazione di liquidità, come tra l'altro lo sta facendo anche in questo periodo di difficoltà di Covid. Ci sono previsioni che sembrerebbero voler andare verso l'utilizzo anche per il prossimo anno di anticipazione di liquidità. Chiaramente capite bene che in un periodo di difficoltà la gente deve pensare a sopravvivere più che a pagare chiaramente il dovuto. È chiaramente un discorso di priorità. Questo potrebbe portare anche negli altri anni a fare in modo che lo Stato, che già sta creando tanto deficit per dare una mano ai cittadini, possa decidere
di venire incontro, specialmente agli enti locali. Questa è la richiesta che è stata fatta dall'ANCI anche ultimamente, di dare un'opportunità, un aiuto sul fondo di liquidità, che chiaramente è un'anticipazione, come diceva l'assessore e come diceva anche il presidente, a cui che devono utilizzare gli enti pubblici nel momento in cui, in questo caso, i comuni non vanno ad incassare tutte quelle che sono le previsioni di entrata. Chiaramente non è che la gente non vuole, non può, non è in grado di pagare, per cui l'unico modo è proprio quello che si diceva prima, di fare una corretta gestione dell'amministrazione. Purtroppo bisogna andare a risparmiare lì dove si può, dove c'è una risposta dei costi per il personale. Chiaramente in questo modo si hanno a disposizione più risorse che si possono poi utilizzare per garantire i giusti servizi ai cittadini. Bene. Ci sono altri interventi? Allora procederei con la votazione. Prego, segretario. Allora, prego nominare per il quinto punto all'ordine del giorno, che ripiamo ai sensi della sentenza 4 del 2023. Allora, presidente Tiziana Costo. Favorevole. Consigliere Spodieri. Favorevole. Consigliere Calabrese. Favorevole. Consigliere Panza. Favorevole. Consigliere Capaldo. Consigliere Napoli. Favorevole. Consigliere Paese. Favorevole. Unanimità. Bene, allora, approvato il quinto punto all'ordine del giorno all'unanimità, anche qui procediamo con la votazione per l'immediata esecutività. Prego, segretario. Procediamo alla prima nominale. Presidente Tiziana Costo. Favorevole. Consigliere Sprovieri. Favorevole. Consigliere Calabrese. Favorevole. Consigliere Panza. Favorevole. Consigliere Capaldo. Consigliere Napoli. Favorevole. Consigliere Paese. Favorevole. Unanimità, presidente. Bene, anche qui approvata all'unanimità l'immediata esecutività del quinto punto. Procediamo con il sesto punto all'ordine del giorno, variazione al bilancio di previsione esercizio finanziario 2020-2022 ai sensi dell'articolo 175 del decreto legislativo 267-2000. Prego, assessore Panza. Grazie, presidente. Le variazioni riguardano quattro punti in particolare. La prima variazione è inerente alla concessione di aiuti provenienti dalla Regione Calabria, Dipartimento Lavoro, Formazione e Politiche Sociali, che con decreto dirigenziale numero 6049 del 2020 ha approvato l'operazione denominata Misure di Solidarietà Calabria, erogazione di misure di sostegno e solidarietà in favore dei nuclei familiari in difficoltà. E quindi destinando al comune di San Pietro in Guarano la somma di 18.228,51. La seconda variazione è inerente all'entrata da ministeri, trasferimento al comune di San Pietro in Guarano per la somma di 32.594,10 a titolo di fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali. Praticamente si tratta di una piccola iniezione di liquidità in proporzione alle entrate tributarie risultanti dal sistema SIOPE. Diciamo che questo fondo è stato istituito presso il Ministero dell'Interno e abbiamo ricevuto il primo acconto, che è pari al 30%. E le ultime due variazioni riguardano
l'aumento dei mutui con la Cassa Depositi e Prestiti per 60.000 euro. 30.000 euro sono destinati all'acquisto dell'unità immobiliare adiacente alla Casa Comunale. Questa amministrazione comunale, con l'acquisizione degli ultimi locali ancora in mano a privati, entra in possesso di tutto il Palazzo Pollice, che era una delle dimore della nobile famiglia napoletana. Ma a parte l'interesse storico-architettonico, comunque rilevante perché il Palazzo Pollice è stato edificato all'inizio del 1600 sul corso principale del nostro paese e conserva intatto la costruzione primitiva, quindi gli elementi architettonici in pietra, e comunque già utilizzato come sede del municipio di San Pietro in Guarano, quindi sarebbe un peccato non rimetterlo insomma tutto insieme. E alla luce di tutto ciò, quindi, riteniamo importante per la nostra comunità ritornare in possesso di tutto il palazzo, in modo da poterne beneficiare per varie finalità socioculturali. Gli ulteriori 30.000 euro sono destinati alla realizzazione del verde pubblico attrezzato. E ho detto più volte che realizzeremo un parco giochi, un'area verde, e per quegli esistenti ci occuperemo di fare delle manutenzioni, effettuare delle manutenzioni straordinarie. Ma è necessario impinguare il capitolo, in quanto bisogna procedere a effettuare dei lavori e delle costruzioni seguendo le prescrizioni statali e regionali in vigore inerenti il rischio di contagio e salvaguardia della salute per tutti i cittadini. Quindi anche qui bisogna effettuare questa variazione di 30.000 euro proprio per rendere tutte le aree verdi attrezzabili a norma di legge. Bene, grazie. Qualche altro intervento? Procediamo allora con la votazione. Prego, segretario. Appello nominale per il punto 6 all'ordine del giorno, variazione di bilancio. Prego che i consiglieri siano tutti presenti. Allora, Tiziana, il vostro presidente. Favorevole. Consigliere Scroglieri. Favorevole. Consigliere Calabrese. Favorevole. Consigliere Panza. Favorevole. Consigliere Capaldo. Favorevole. Consigliere Napoli. Favorevole. Consigliere Paese. Favorevole. Unanimità. Approvato all'unanimità. Procediamo anche qui con la votazione sull'immediata esecutività. Prego. Presidente Agosto. Favorevole. Consigliere Scroglieri. Favorevole. Consigliere Calabrese. Favorevole. Consigliere Panza. Favorevole. Consigliere Capaldo. Favorevole. Consigliere Napoli. Favorevole. Consigliere Paese. Favorevole. Unanimità. Approvato anche qui l'immediata esecutività all'unanimità. Andiamo avanti con il successivo punto all'ordine del giorno. Ratifica variazioni di bilancio adottate in via d'urgenza dalla Giunta Municipale con deliberazione numero 18 del 9 aprile 2020, numero 23 e 24 del 19 maggio 2020. Interventi? Altrimenti passo alla votazione. Parlo un attimo io della ratifica. Prego, assessore, prego. Chiediamo la ratifica delle deliberazioni di giunta inerenti i quattro variazioni. La prima è inerente la 30.617,95 euro. Una somma arrivata al nostro comune in seguito all'ordinanza 658 del 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile. Considerata la necessità di attivare le procedure amministrative al fine di provvedere a spese urgenti e indifferibili necessari
a far fronte all'emergenza Covid-19 si è provveduto a effettuare la variazione di giunta, così come per la rinegoziazione dei mutui degli enti locali, dove viene introdotta una semplificazione in materia di rinegoziazione e quindi con la delibera, il termine era fissato al 3 giugno 2020 ed è stata appunto effettuata quest'altra variazione con la delibera di giunta numero 23. L'altra, la numero 24, è una variazione effettuata in seguito al disposto degli articoli 114 e 115 del decreto legislativo 18 del 2020, in base al quale vengono concessi contributi destinati a contribuire alla spesa di sanificazione e disinfestazione e all'erogazione anche dei compensi di lavoro straordinario per il personale. Grazie Assessore. Procediamo allora con la votazione, Segretario. Il numero 7. Ratifica delle variazioni di bilancio adottate in emergenza dalla prima. Presidente Agosto. Favorevole. Consigliere Spodieri. Favorevole. Consigliere Calabrese. Favorevole. Consigliere Panza. Favorevole. Consigliere Cavallo. Favorevole. Consigliere Napoli. Favorevole. Consigliere Paese. Unanimità. Ok, approvato all'unanimità. Anche qui procediamo con l'immediata esecutività. Prego. Presidente Tiziana Agosto. Favorevole. Consigliere Spodieri. Favorevole. Consigliere Calabrese. Favorevole. Consigliere Panza. Favorevole. Consigliere Cavallo. Favorevole. Consigliere Napoli. Favorevole. Consigliere Paese. Unanimità. Approvato all'unanimità anche qui l'immediata esecutività. Allora, ottavo punto all'ordine del giorno. Adeguamento piano strutturale associato PSA ex articolo 73,5 legge 16 aprile 2002 numero 19 presa d'atto del Consiglio Comunale. Prego l'assessore Ferraro di illustrare il punto. Allora, buonasera a tutti. Questa in realtà è una presa d'atto da parte del Consiglio Comunale, in quanto viene approvato l'adeguamento alla legge regionale 19 del 2002. In seguito alla costituzione dell'ufficio del piano è emesso, l'ufficio del piano costituito dai quattro uffici tecnici dei quattro comuni facenti parte del PSA, dove è emesso alcuni errori di graficismo sulle varie tavole che sono state adottate nel PSA. Piccolo errore di graficismo dovuto più che altro a una diversità di tavole, in quanto si è lavorato sulla carta tecnica regionale, poi si è riportata su quella catastale, quindi sono usciti fuori questi piccoli errori che in fase di riunione del piano, dell'ufficio del piano, si è deciso e si è portato avanti di correggere questi errori per tutti i quattro comuni. In base alla legge regionale 19, il Consiglio Comunale prende atto, perché in realtà il PSA è già stato approvato, è entrato in vigore, è tutto qua. E si è dato anche incarico alla ditta Setin, dove gestisce il nostro geoportale, per procedere poi, appena approvato questa fase, alla sistemazione anche di questi errori, anche su riportandoli sul geoportale, quindi di fatto sistemando la cartografia in essere del PSA. Grazie Assessore Ferraro. Procediamo allora con la votazione della presa d'atto. Segretario.
Prego segretario con l'appello uninominale e con l'appello nominale per la votazione del punto. Allora, ottavo punto all'ordine del giorno, adeguamento PSA, presidente Agosto. Favorevole. Consigliere Spoglieri. Favorevole. Consigliere Calabrese. Favorevole. Consigliere Panza. Consigliere Panza, hai il microfono spento. Non è bloccato. Favorevole, ok. Consigliere Cavallo. Consigliere Napoli. Favorevole. Consigliere Paese. Favorevole. Unanimità, presidente. Bene, approvato all'unanimità. Procediamo con il, cioè le, anche qui l'immediata esecutività, segretario? Allora, procediamo a livello nominale per l'immediata esecutività all'ottavo punto all'ordine del giorno PSA, presidente Agosto. Favorevole. Consigliere Spoglieri. Favorevole. Consigliere Calabrese. Favorevole. Consigliere Panza. Favorevole. Consigliere Cavallo. Consigliere Napoli. Favorevole. Consigliere Paese. Favorevole. Unanimità. Bene, approvata anche qui l'immediata esecutività all'unanimità. Ultimo, nono e ultimo punto all'ordine del giorno, adesione centrale unica di committenza CUC con capofila comune di Cerico. Sì, presidente. Allora, questo è... insieme questo comune insieme io Rovito e La Pa faceva parte di, della CUM, della centrale unica di committenze a cui vanno demandate lo svolgimento delle seguito lo svolgimento delle gare e, ci si è resto la modifica delle modifiche della legge hanno creato delle difficoltà nella, nello svolgimento del lavoro delle CUC, per cui c'era la necessità di trovare delle professionalità maggiori che questa amministrazione, insieme agli altri due comuni, Lappano e Rovito, ha individuato nella centrale unica di competenza che già è composta dal comune capofila Cerico, ma ci sono Matale del Mano, anche Pietrafitta e Spezzano della Sila. Praticamente sarebbe la, in questo modo si viene a creare la centrale unica di competenza dell'area dei paesi della l'amministrazione ripeto, ritiene che sia opportuno questo compito, per cui chiediamo di così di aderire alla centrale unica di committenza con comune capofila quello di Cerico. Grazie sindaco. Procediamo allora alla votazione sul punto. Prego segretario. Allora, nono punto d'ordine del giorno, adesione alla centrale unica di competenza con il comune di Cerico capofila. Favorevole. Consigliere Spoglieri. Favorevole. Consigliere Calabrese. Favorevole. Consigliere Panza. Favorevole. Consigliere Cavallo. Consigliere Napoli. Favorevole. Consigliere Paese. Unanimità. Punto, nono punto approvato all'unanimità. Segretario, qui votiamo anche per l'immediata esecutività? O non una... Facciamo la prima nominale per l'immediata esecutività. Così se l'amministrazione vuole aderire subito, lo può fare. Perfetto. Presidente Agosto. Favorevole. Consigliere Spoglieri. Favorevole. Consigliere Calabrese. Favorevole. Consigliere Lanza. Favorevole. Consigliere Cavallo. Consigliere Napoli. Favorevole. Consigliere Paese. Bene,
Allora, anche il non e l'ultimo punto all'ordine del giorno è stato approvato all'unanimità, l'immediata esecutività. Presidente, posso aggiungere una cosa, un secondo? Prego, prego, consigliere Sprovieri. Un secondo, proprio su questo punto, su questo ultimo punto all'ordine del giorno. Dimostra la chiara volontà della nostra amministrazione di collaborare con i comuni della Presila, di lavorare insieme e di non essere isolati come in precedenza si era a San Pietro fino a 5-6 anni fa. Quindi, ricollegandomi anche al discorso dell'assessore Panza prima, invito anche io i cittadini a non ritornare indietro. Questo comune era un comune isolato che non collaborava con nessun altro comune della nostra zona. Quindi questo PUC, insieme a tutti i comuni della Presila, è la dimostrazione forte che questa amministrazione politicamente decide di continuare a collaborare con tutti i comuni della Presila e di non rimanere isolate come era fino a qualche anno fa. Però scusa questa piccola parentesi. Grazie. Ci sono altri interventi? Se no mi accingo a chiudere allora. Brevemente allora, come dicevo poc'anzi, credo che sarà, se non l'ultimo, il penultimo consiglio comunale, quindi ribadisco ancora una volta quello che abbiamo con forza tutta la squadra fortemente voluto e fortemente cercato di implementare in questo anno di amministrazione, con l'evidenza chiara di tutte le nostre scelte, non ultimo anche il consigliere Sprovieri ha evidenziato come anche nelle scelte di carattere formale, come ecco, l'adesione alla PUC, ci siano dietro delle considerazioni e delle implicazioni del progetto politico. Noi questo progetto continuiamo con forza a perseguirlo e siamo consapevoli e siamo certi e sicuri che i cittadini di San Pietro in Qualano sicuramente non vorranno tornare indietro, perché la strada e il percorso è tracciato. Ne approfitto, anzi chiedo bene al segretario che prima ho ringraziato, diciamo così, per la collaborazione fattiva in questo anno, i responsabili degli uffici anche dipendenti, ma naturalmente un grosso ringraziamento non può che andare anche al nostro carissimo segretario, con l'auspicio di tutti noi che sicuramente ci rivedremo nelle prossime sedute. Sono le 18:16. Presidente, soltanto un ringraziamento a Massimo Ferraro che ci ha ascoltato. Ah, sì. L'avevo già fatto, diciamo, l'altra volta perché siamo stati uno dei primi comuni a utilizzare la piattaforma informatica con, diciamo, nessun tipo di problema tecnico, con efficienza, e voglio dire proprio grazie al contributo di Massimo, che avevo ringraziato già nella prima seduta. Rinnovo i ringraziamenti anche questa sera, il collegamento è filato liscio, tutto è funzionato, diciamo, senza intoppi, e voglio dire anche da un punto di vista ecco tecnologico, l'aveva anche anticipato l'assessore Panza nel suo intervento, anche questo è frutto di progetti, azioni e decisioni anche per il futuro, per insomma digitalizzare, informatizzare e rendere sempre più efficiente anche da un punto di vista tecnologico il nostro comune. Quindi assolutamente confermo i ringraziamenti anche da parte di tutti i consiglieri. Sono le 18:17 e dichiaro conclusa la seduta. Buonasera a tutti. Buonasera.